Benvenuti carissimi amici ad un nuovo grande appuntamento dedicato al mondo del country. Benvenuti a Country Live, questa trasmissione televisiva, la prima in Italia grazie a questa magica emittente che ci trasmette dedicata al mondo country. Non solo musica e ballo, però anche tradizione, storia, cultura, spiritualità, grazie ai grandi professionisti che collaborano con me per rendere ogni puntata davvero speciale. Io ringrazio tutti quelli che si sono collegati nella nostra diretta di mercoledì scorso perché, come ormai sapete, voi che ci seguite amici da lungo tempo, questa trasmissione è diventata una trasmissione televisiva, la prima, come dicevo prima, a livello nazionale per quanto riguarda il mondo del country, ma è partita in realtà come trasmissione sul web. Infatti ogni mercoledì dalle ore 18 ci troviamo sulla mia pagina Facebook che è Passi e Suoni, Playa Latina Country Live Web TV, la pagina Facebook che riassume le tre web TV tematiche che gestisco e insieme condividiamo questi speciali dedicati al mondo country, speciali che ho avuto l'opportunità di raccogliere in tutti questi anni grazie al mio pellegrinare negli eventi, nelle manifestazioni, presso i grandi coreografi italiani ed europei, presso il live dei grandi gruppi stranieri che sono approdati in Italia, ma anche dei gruppi italiani di country. Ne abbiamo in Italia davvero di famosi che anni che sono in questo settore, cioè dediti alla musica country, perché come dice sempre un grande professionista che ogni puntata è con noi, il country non è solo musica e ballo, ma è proprio uno stile di vita. Inizio quindi, oltre a ringraziare voi che vi siete collegati con noi e spero che siate qui numerosissimi davanti a questa puntata, comodamente seduti sul divano di casa vostra, inizio col scaldarvi come faccio sempre. Loro sono i Cristy Bulls, parlavo appunto di gruppi musicali italiani molto famosi e anni che portano avanti questa bellissima musica e vi porto con me in uno spaccato di live. Eravamo una sera al Country Road, un grande honky tonk italiano. Qui sui Colli Euganei, Torreglia, Parco Lonzina a Padova, dove appunto c'era il live di questi grandi Cristy Bulls. La cosa bella dei Cristy Bulls è che oltre ad essere gli creatori e gli ideatori della musica e delle parole, quindi sono cantautori, realizzano le loro canzoni, poi hanno una scuola di ballo. Io saluto Anna, che è la responsabile di questa scuola di ballo, che realizza proprio le coreografie specifiche su ogni singola canzone dei Cristy Bulls. E quindi questa è una coreografia, sono rimasta davvero colpita perché questa coreografia è davvero velocissima e avevo appunto voglia di condividerla con voi. Come sottolineo sempre, l'audio è quello di sala perché non si può cancellare il battere del tacco che è doverosissimo sulla pista di legno per quanto riguarda le coreografie country. Per cui l'audio è quello della serata, ma sono certa che in questo modo condividerete appieno con me l'emozione che ho provato anch'io. I Cristy Bulls Country Road Live. Run away and hold my hands like we
dietro a me stai. No, che vi avevo detto, cioè è velocissima, almeno per me che non sono molto pratica di questi balli. Poi per chi li balla quotidianamente magari mi dice anche che è una sciocchezza fare una coreografia di questo tipo, ma io l'ho trovata davvero davvero articolata e molto molto impegnativa a livello atletico. Ed ora passiamo al coreografo, al maestro di ballo, al grande conoscitore della musica country, perché lui si innamorò giovanissimo, all'età di 14 anni, ebbe l'opportunità di entrare nella famosa caserma Ederle, la base NATO americana che c'era a Vicenza, e da lì gli si aprì un mondo, il mondo del country. Da allora se ne innamorò e tuttora il country è la sua vita, perché appunto, come citavo all'inizio della puntata, per lui il country non è soltanto musica e ballo, ma proprio uno stile di vita. Quindi parliamo con Igor Pasin, il country secondo me, e proseguiamo in questa bellissima intervista dove ci racconta tutto ciò che è accaduto nel suo passato. My heroes have always been cowboys, and they still are, it seems, sadly in search of one step in back of themselves and the slow moving dreams. Ciao ragazzi. Ciao Igor, buongiorno. Ciao. Tutto bene? Tutto bene. Dicevo, ti sarei pure stancato di dover spiegare tutta sta roba che poi non mi ricordo. Allora Igor, cosa mi racconti oggi? Abbiamo creato tutto questo. Io in principal modo ho portato avanti questo studio perché comunque è durato anni e ci tenevo, era una scommessa che avevo fatto con me. Dopodiché ho redatto un progetto per riconoscere degli insegnanti su quello che dovevano insegnare per far riconoscere questo stile. Parliamo del 2009. Rimanendo sempre col nome Old Style, sì, ok. Ma nel 2009 la federazione cosa fa? Mette fuori un regolamento dove uno per iniziare a fare country parte dall'old style per poi andare al new style, perciò metteva tutti nello stesso ceppo, nello stesso binario, solo che era come mettere quelli bravi che non sanno fare niente che iniziano all'old style e gli altri diventano quelli più tecnici in new style, il che era un po' un affronto perché per me erano due cose completamente diverse, certo, sia come movenze che come partire da una cosa per arrivare a fare l'altra è snaturare un determinato stile. Il che, dopo aver presentato il progetto e loro essere rimasti sorpresi dalla spiegazione e quant'altro, accettato e tutto, bene, allora riconosciamo questa cosa, mettiamo giù un progetto per fare degli insegnanti che sappiano queste cose, mettiamo giù un ballo che devono portare per imparare, ma alla fine era prevalsa la parte più commerciale, logicamente, come perché sempre è quello che mantiene delle strutture. Io per riuscire a dare credito a quello che volevo portare avanti, ho detto ok, mi stacco dalla FIZ, dalla federazione, e cerco di portare avanti queste idee in un'altra maniera. Quando è partita la federazione ho portato 120 maestri che la pensavano tutti come me. Vedendo l'evoluzione delle cose e quello che volevano imparare le persone, quelli che sono rimasti collegati all'idea erano una decina. Con alcuni di questi 10 è stata ripresa un'altra associazione, un'altra struttura che all'inizio ho detto entro anch'io per portare avanti quello che non ha fatto la federazione. Creiamo questo nucleo
ha preso un altro nome. Ora non vorrei dare questo nome per dare una idea sbagliata di questa associazione, sbagliato comunque, non sono qui a poter ribattere, perciò non è giusto, perciò vi racconto dal mio punto di vista, certo, certo, della mia esperienza, che è partito con le sane intenzioni, ma poi la parte più economica ha preso il sopravvento anche in quel caso, e mi sono staccato anche da quest'altra associazione che era formata da più insegnanti dell'Italia. Il progetto che io avevo presentato in federazione non l'avevo presentato solo alla FIZ, ma era stata presentata al CONI, dove è stata diciamo così, certificata anche da altri insegnanti di altri stili, e tutti quanti e molte altre federazioni volevano appoggiare quello che stavo facendo, ma tutti imponevano delle persone che per me non avevano nessun collegamento a quello, esatto, che dovevano entrare nel reparto tecnico per poter riconoscere gli insegnanti, perciò anche lì c'era una parte commerciale che a me non piaceva e che ho rifiutato di andare con altre federazioni, con altre strutture, finché non ho trovato quella con cui mi sono fermato, che mi hanno dato carta bianca, sono riconosciuti dal CONI, hanno accettato quella che è la federazione e, diciamo, quasi autonomo ho portato avanti questo progetto. Perciò da Old Style mi sono staccato, la federazione ha continuato a portare avanti quel nome e lì è nata l'esigenza, ho ritornato a chiamarlo Country, però c'era sempre quella confusione. Nel 2010, circa 2009-2010, attraverso YouTube vedo, entro in contatto con altre realtà che ballavano come me. Che in Europa? In Europa. Ah. E lì lo chiamavano country. Anche loro? Anche loro vivevano le stesse difficoltà, non tutti, perché magari in Spagna c'era meno line dance, meno country, più moderno, diciamo, ed erano zone un po' più piccole, un po' più isolate. In Francia invece c'era già stato un iter come in Italia. Anche in Francia era nata la federazione, dove avevano riconosciuti due ceppi, dove uno però è andato a morire perché non era organizzato. Non c'era niente sotto che teneva delle basi solide, e perciò la parte old style della federazione francese è andata a morire perché tutti volevano prevalere e non c'era nessuna regola, esattamente quello che come è successo in America, diciamo. E comunque, quando attraverso YouTube ho visto altre persone che stavano ottenendo molto successo grazie a dei balli che avevano pubblicato, che erano molto belli ed erano fatti nello stile che a me piaceva, in cui mi riconoscevo, mi metto in contatto con queste persone, iniziamo a collaborare e vi dicendo, in Italia c'era Adriano Castagnoli, Che conosco, che saluto, è carinissimo. C'erano gli Ariken di Torino ed erano collegati con questo gruppo spagnolo. Gli Ariken avevano iniziato con dei balli che avevo portato a Torino ad uno stage, dove avevano visto lo stile, si erano innamorati, hanno trovato staccandosi da me, diciamo, da quello che stavo portando avanti, da soli avevano trovato questo gruppo in Spagna. Io l'ho visto tramite YouTube, alla fine ci siamo ritrovati di nuovo. Che eravate insieme. Tutti lì, certo, se il fine è unico. Esatto. E nel tempo si sono collegati anche altre persone e lì è venuto fuori un movimento che noi lo chiamavamo country, però c'era sempre quella punto di domanda che creava confusione. E si ci è cercato un altro nome, e lì è nato appunto il Catalan Style. Finalmente una cosa che conosco. E ti dico che so anche le differenze. Okay. Perciò il Catalan Style, io non ho mai cambiato il mio modo di ballare. Diciamo che i balli che comunque ho visto tramite YouTube, grazie a chi li ha proposti, ha avuto quella genialità e quella bravura di dare un'evoluzione in più senza staccarsi da quelle che erano le radici. Ballando comunque su musica un po' più veloce, hanno aggiunto una parte più saltata, ma hanno sempre mantenuto la stessa muscolatura, lo stesso stile e
tutto quello che io ho sempre fatto fin dal 91, diciamo, con la sua evoluzione naturale. E quindi Catalan, la parola Catalan, come mai? Catalano, perché da spagnolo arriva dalla Spagna. Catalano, allora, perché chi ha pubblicato questi video era David Villelas. Bravissimo. Lui è catalano. La parola è stata suggerita da un incontro che avevano fatto insieme a Adriano di Southern Gang e che David è stato ben lieto di proporla e di portarla avanti, anche perché racchiudeva un po' tutti i valori che abbiamo sempre portato avanti, quello di libertà, di stare insieme, non che dall'altra parte non ci sia, ma l'altra parte era un po' più collegata alla parte agonistica, okay, e a una parte un po' più all'orecchio europeo. È più facile collegarsi a delle musiche che non sono prettamente country, okay. O comunque non tutte nella serata, perciò c'era qualcosa che andava al di fuori, una movenza un po' più diversa, c'erano alcune piccole differenze che andavano comunque a creare delle differenze anche di vedute, di modo di vivere. E lì è nata la parola Catalan Style. Non che sia nato uno stile, non è nato uno stile catalano dal mio punto di vista, perché io non ho cambiato niente, ero stato definito uno dei portavoce in Italia di questo movimento. E all'epoca ho abbracciato perché racchiudeva quello in cui credevo. Allora, siamo arrivati intanto lì. Finalmente siamo arrivati al Catalan Style, vedi, mi ha tolto i dubbi. Io ringrazio Igor Pasin, che è davvero incredibile. Studiate voi, giuro che studio anch'io. Ci sentiamo la prossima settimana. Grazie, Igor. Ciao. È sempre davvero un piacere ascoltare Igor Pasin in questo suo racconto di quello che è stato per poi divenire quello che è attualmente. Sarà ancora con noi nelle prossime puntate, quindi lo ringrazio, lo saluto affettuosamente ed ora passiamo ad un altro spaccato di musica, sempre un live. Ci spostiamo a Cavriago, Reggio Emilia, al Circolo Aria Feste. Questa è una live di un grande personaggio durante il suo tour italiano in una di queste date, appunto a Cavriago, e abbiamo avuto l'opportunità di registrare vari spezzoni della serata. È un artista che amo in modo particolare perché ogni canzone che interpreta e poi una parte la canta in spagnolo e mi lascia tutte le volte senza fiato, trasmettendomi davvero emozioni incredibili. Ma non dico altro, ve lo regalo, ve lo dedico con tutto il cuore, poi ci rivediamo a fine della sua performance, così mi racconterete anche voi quello che avete vissuto a livello emozionale, signori. Per tutti voi, John Arthur Martinez. How you could speak right to my heart. Without saying a word, you light up the door. Try as I may, I could never explain what I hear when you don't say a thing. You know the smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. The touch of your hand says you'll catch me if ever I fall. You say this when you say with tocan y no tengo miedo.
Beh, ha fatto lo stesso effetto a voi che ha fatto anche a me? Devo dire che questa sua interpretazione di queste canzoni country cantate in spagnolo sono davvero emozionantissime, almeno mi prendono molto a livello proprio personale. Spero che sia stato così anche per voi. E io proseguo in questa grande puntata di Country Live ricordandovi due cose. Questa trasmissione televisiva, la prima in Italia dedicata al mondo del country così a 360 gradi, perché come sottolineo sempre non è soltanto musica e ballo, ma è anche tradizione, cultura, spiritualità e storia. E vi ricordo che se volete seguirci, noi siamo tutti i mercoledì dalle ore 18 in diretta sulla nostra pagina Facebook, dalla quale appunto trasmettiamo, pagina Facebook che è Passi e Suoni, Playa Latina Country Live Web TV, che è la pagina riassuntiva delle tre web TV tematiche che gestisco. Se volete rivedere tutte le puntate che sono andate in onda finora, sia quelle trasmesse in diretta sul web che quelle trasmesse qui su questa grande emittente che ci trasmette, potete sintonizzarvi sul nostro sito ufficiale della Web TV che è www.countrylive-webtv.net. Proprio nella home page trovate le due foto e entrando in una aprite la pagina dove sono elencate tutte le puntate andate in diretta su Facebook e invece cliccando sull'altra foto entrate nell'altra pagina dove sono elencate tutte le puntate andate in onda su questa emittente che ci trasmette. Vi ricordo anche il nostro canale YouTube che è sempre Passi e Suoni Playa Latina Country Live Web TV, dove ci sono tutti i videoclip. Se vi iscrivete è gratuito, avrete un messaggio ogni volta che verrà pubblicato un videoclip, quindi sarete aggiornati in tempo reale. Ed ora continuiamo con la nostra scrittrice poetessa, la nostra magica rossa come la definisco io, e in questa puntata ci racconta un altro piccolo spaccato di sé, ma non vi preannuncio altro per non rovinarvi la sorpresa, creo l'atmosfera e vi lascio con Sara Albanese con la sua rubrica L'ottava freccia. Ciao a tutti e ben ritrovati qui all'Ottava Freccia. Anzitutto vi voglio ringraziare per il grande interesse che state dimostrando nei confronti dei miei libri e della mia scrittura. Abbiamo parlato l'altra volta del mio romanzo All'ombra della luna nuova, il primo dei due romanzi country, di questi due capitoli di questa saga che continuerà ancora. Ma soprattutto ci interessa per che cosa? Ci interessa per in qualche modo andare ad individuare determinate tematiche che sono relative al mondo country, ma che tutto sommato sono relative anche alla nostra vita quotidiana, alla nostra vita moderna. Anzitutto, quando ho iniziato a scrivere il secondo capitolo della nostra saga, che è Dove il fiume incontra la montagna, l'ho affrontato, diciamo, con uno spirito molto, molto critico. All'inizio non volevo neppure scriverlo, in realtà, perché comunque è sempre rischioso andare a toccare in qualche modo una storia che si è amata tanto, che le persone hanno amato tanto e che pare compiuta in se stessa. In realtà ho deciso di farlo, ho deciso di scrivere questo romanzo nel momento in cui ho trovato una cifra completamente nuova, un qualcosa di assolutamente diverso che andasse a disordinare quelli che erano gli equilibri che si erano creati attraverso un nuovo percorso, un nuovo viaggio, ne creasse appunto di nuovi, insegnando e dandoci quindi degli stimoli che fossero completamente diversi tra loro. E questo è avvenuto in modo particolare dopo il mio viaggio in America e ora vi spiego perché. Dunque, anzitutto partiamo dal presupposto che quando noi scriviamo, ma anche quando noi parliamo di musica country, quando cantiamo un brano country, noi andiamo in qualche modo, io dico sempre, a prendere in prestito non soltanto un'atmosfera e una sorta di liturgia, ma andiamo effettivamente a prendere in prestito anche delle parole. A noi piace parlare in qualche modo di terra, ci piace parlare di frontiera, ci piace parlare di spiritualità. Sono tutte parole che noi in qualche modo indossiamo un po' come se fossero stivali polverosi e ci addentriamo quindi in questo mondo che prendiamo un pochino appunto in prestito, a volte domandando anche il permesso di poterlo fare, perché come dico molto spesso io, per noi va a rappresentare quello che è la spina dorsale di tutto un sistema di valori in cui noi
crediamo. Parliamo di mondi diversi, quante volte abbiamo nominato la cultura nativa americana, ma non soltanto, parliamo di quello che è stato il mondo, di quelli che erano i valori pionieristici, di quello che era il progresso che avanzava e che in qualche modo andava a voler inglobare quello che era il nuovo mondo. E proprio di questo parliamo anche in Dove il fiume incontra la montagna, che è sicuramente in qualche modo anche una metafora importante di come il progresso ancora oggi voglio fare questo con il nostro mondo. In effetti, quello che muove una parte di questo mio romanzo è un tema abbastanza attuale: la paura di perdere che cosa? Di perdere ciò che ci sta a cuore, di perdere chi amiamo, di perdere i luoghi che amiamo, di perdere la nostra storia, la nostra identità, le nostre tradizioni, la nostra terra. In qualche modo questo motore, no, in qualche modo la spinta del voler difendere ciò che abbiamo paura di perdere, è un motore fortissimo, forse ancora più forte di quello che il progresso voleva mettere in atto per andare appunto a farsi strada in quello che era il nuovo mondo all'epoca, quindi l'America. Ma è così per noi ogni singolo giorno, se ci pensate, perché in qualche modo la nostra vita è terra di conquista continuamente dall'esterno. Quello che ci definisce e quello che ci insegna, che ci vuole insegnare questo romanzo, se posso dire insegnare, diciamo più che altro lo stimolo che ci vuole dare, una riflessione sul fatto che il modo in cui ciascuno di noi si pone nei confronti di questa sfida che la vita ci, in qualche modo, ci mette di fronte, è ciò che ci definisce. Ciò che noi non vogliamo lasciare andare, quello che invece siamo tutto sommato disposti a lasciare andare, le armi che siamo pronti ad impugnare e quelle che invece non impugneremo mai, i compromessi che siamo pronti a scegliere e quelli invece che rifiutiamo, tutte queste scelte in qualche maniera ci definiscono. Perché in qualche modo la terra è un simbolo, è veramente un simbolo, e i pionieri della nostra vita siamo noi. E la natura, che io ho nominato ancora parlando del nome della luna nuova, ma che vi nomino sempre quando parlo di cultura nativa americana, quando parlo delle mie poesie, quando parlo comunque di questo ruolo fondamentale di cui noi non dobbiamo dimenticarci neanche oggi nel modernissimo mondo di asfalto e di cemento in cui viviamo, la natura ha una valenza appunto purificatrice. Cosa intendiamo con valenza purificatrice? Parlando anche di all'ombra della luna nuova, noi abbiamo parlato appunto di Anne, questa protagonista, che chiaramente ritroviamo anche in Dove il fiume incontra la montagna. Lei arriva a Sheridan, questa cittadina di frontiera, da Denver, la città moderna, e si immerge quindi in tutto quello che è polvere, bestiame, potremmo dire sporcizia. In realtà ne esce assolutamente pulita, ne esce in qualche modo purificata, perché questo percorso che lei fa attraverso ciò che è natura, quindi quello che rimanda a se stessa, consente una sorta di piccola catarsi, ok, individuale, che noi viviamo insieme a lei e che noi forse dovremmo imparare a crearci, e quindi a vivere in maniera assolutamente autonoma giorno dopo giorno nel nostro moderno quotidianissimo mondo asfaltato. E di simbologie anche legate alla natura ce ne sono tantissime in Dove il fiume incontra la montagna. A parte la valenza del cavallo, di cui avevo parlato nella presentazione della luna nuova, e che diventa ancora più forte in questo romanzo, però non vi voglio anticipare niente. Comunque è proprio il ponte che fa da tramite per il superamento anche del trauma, che è una cosa assolutamente importante nella nostra vita. Quindi attraverso un compagno come il cavallo, empatico, forte, legato alla natura, legato quindi a quello che noi siamo visceralmente, quello che noi siamo in qualche modo nella nostra accezione più naturale, forse più primitiva, ma questo non è in qualche modo non è una parola negativa, non è una parola, una critica, non è qualcosa di negativo, anzi forse tutto sommato noi dovremmo proprio recuperare l'aspetto migliore, l'accezione migliore del termine primitivo. Quindi la valenza del cavallo è assolutamente importante
in questo romanzo in cui tra l'altro Moe, il figlio di Asha, l'amica di Anne, oltretutto decide di mettere su un allevamento di cavalli, quindi abbiamo anche alcuni momenti che sono particolari, che riguardano l'addestramento dei cavalli, che riguardano la nascita del puledro, sono tutte comunque dei piccoli quadri che in qualche modo appartengono molto al mondo country, no? Ma appartengono molto in realtà poi a quella che è anche la nostra emotività, perché in qualche modo ci viviamo e ci rivediamo in questi momenti che possono sembrare lontani dalla nostra vita e in realtà forse sono più vicini di quanto noi possiamo immaginare. Tra l'altro, parlando di simbologie legate alla natura, il titolo "Dove il fiume incontra la montagna" chiaramente ha una valenza intanto geografica. Il fiume è il Tongue River, è un affluente dello Snake River che voi probabilmente avete sicuramente sentito nominare, perché ricorre molto nelle canzoni country, in modo particolare legate chiaramente al Wyoming. Dove il fiume incontra la montagna, quale montagna? La Bighorn Mountain, ok? La Bighorn Mountain, che sotto la quale appunto il Tongue River scorre. Ovviamente questa è la valenza, diciamo, geografica. La valenza affettiva, la valenza spirituale, al di là del fatto che questi sono i luoghi che io stessa ho visitato, ho vissuto, ho voluto vivere in modo profondo e poi riportare quello che narro, e il fiume è l'acqua che scorre, il fiume è la vita che va avanti, che porta con sé le sue gioie, i suoi dolori, che leviga in qualche modo anche i grossi traumi della vita e che ci porta comunque sempre lontano. Però la montagna invece è quello che resta, la montagna è lì, è inamovibile, come dicevamo prima, quello che abbiamo paura di perdere, ecco, la montagna è ciò che non vogliamo e che non vorremmo mai perdere, che resta lì solido, sono i nostri valori, i nostri affetti, e qualche volta però un pezzettino di quella montagna magari viene anche portata via, viene anche sgretolata dal corso del fiume, portata lontano, magari in un posto anche migliore, questo non lo possiamo dire. E questa è una simbologia abbastanza particolare, anche perché nelle acque di questo fiume e sulla cima di questa montagna io stessa ho vissuto delle esperienze importanti. Vi ho raccontato proprio l'ottava freccia, la visita a una delle più antiche medicine wheels, delle più antiche ruote di medicina esistenti, e quindi questo vero tempio di sacralità precolombiana, che ancora oggi è terra sacra nativo-americana. Vi ho raccontato di come in qualche modo le simbologie della ruota di medicina abbiano ancora oggi una valenza importante in quello che può essere il percorso di ciascuno di noi, e di come il termine medicina in realtà non significhi in nessun modo medicamento, ma sia quell'equilibrio che deve esserci tra l'individuo e tra gli altri, tra la parte interiore nostra, la nostra spiritualità, la nostra introspezione e la relazione con gli altri, tra filosofia, tra spiritualità, tra vita, tra morte, tra salute e malattia. Quindi è un equilibrio in qualche modo che si raggiunge attraverso il simbolo del cerchio sacro. Questo equilibrio in qualche modo io l'ho toccato con mano in questa bellissima, suggestiva ruota di medicina, appunto proprio in cima alla Bighorn Mountain, e di questo parlo molto in questo libro, soprattutto in alcuni tratti finali, ma chiaramente non vi voglio anticipare niente. Vi racconto una cosa brevissimamente: ho avuto l'occasione un paio di settimane fa di raccontare a dei bimbi di scuola elementare di tutte queste cose. Era una giornata di scuola aperta, quindi in qualche modo c'erano questi laboratori, tra cui laboratori interculturali legati alla natura, molto bello, e ho raccontato queste cose ai bimbi. Quello che mi ha colpito incredibilmente è stato che dei bambini, sto parlando di bambini di seconda, terza elementare grosso modo, anche i più piccoli si sono appassionati moltissimo, però soprattutto in questa fascia d'età in cui comunque seguivano un po' quello che era il senso della ruota di medicina, quello di cui parlo in questi miei romanzi, quello di cui parlo spesso l'ottava freccia, erano talmente coinvolti, chiedevano, volevano sapere, volevano capire loro che percorso stavano facendo all'interno di questa ruota di medicina. Si sentivano talmente coinvolti da tutto quello che stavo raccontando da rendere quello che dicevo non una storia, non una leggenda, non una favola, ma una parte reale della loro vita. E io qui mi sono accorta, io che all'inizio mi chiedevo chissà se saranno interessati o no, in fondo è un racconto anche per certi versi teorico, magari può essere lontano dalla loro quotidianità, magari può non interessare, invece mi sono resa conto di veramente quanto vicino la nostra realtà sia.
e quanto questi bambini lo sentano proprio. Io tante volte ho fatto delle presentazioni e ho visto adulti anche che si interessano molto alla cultura nativa americana, che vanno in giro tutti agghindati credendo di essere molto vicini alla cultura nativa in questo modo, che nel frattempo si facevano suonare sbadigliate. Ho visto dei bambini che in qualche modo aprivano, sgranavano gli occhi e si dicevano invece pronti a recepire tutto questo. E quindi pensate quanto loro sono ancora vicini, ancora più vicini rispetto a noi, che ormai siamo pieni di sovrastrutture, non ci rendiamo più conto neanche di quello che veramente ci piace e vogliamo imparare, mentre invece loro sono talmente aperti, tutto questo l'hanno recepito in maniera incredibile. Quindi insomma ho voluto condividere questo con voi. Bene, ora vi lascio, vi dico che se siete interessati al mio romanzo All'ombra della luna nuova e il seguito dove il fiume incontra la montagna, li trovate su Amazon, li trovate su tutti i circuiti online, naturalmente li trovate ci sono anche vari luoghi fisici, ma magari mi contattate direttamente, vi posso aiutare a trovare quello più vicino a voi, oppure contattandomi direttamente sono a disposizione per spedirlo anche magari con una piccola dedica se volete. E dove mi trovate? Naturalmente su Facebook, la mia pagina è scriptamanent-saraalbanese, il mio sito internet è albanesesara.wordpress.com, dove trovate naturalmente anche la mail e tutti i modi per potermi contattare. Vi abbraccio e grazie mille per la vostra attenzione. Grandissima davvero Sara Albanese con questo suo secondo manoscritto dove il fiume incontra la montagna. E proprio perché ho piacere di condividere con voi la sua arte, perché io i libri li ho già letti tutti, sono davvero incredibili, ho il piacere di comunicarvi che se mi scrivete a info@passiesuoni.net entro mercoledì, io vi manderò un piccolo codice grazie al quale, scrivendo a Sara, vi darò tutte le indicazioni nella mail, potrete avere questo bellissimo libro non a 12,50 euro, che è il prezzo di copertina, ma a 10 euro. È una promozione che faccio col cuore, perché ho piacere davvero di condividere con tutti voi la maestria con la quale Sara scrive, ma non solo quello. Dai suoi libri si evince proprio la sua preparazione, la sua cultura in quello che è la storia, la spiritualità dei nativi americani. Siete proprio catapultati nell'America di fine 800 con una eleganza, con una leggerezza, ma con un'accuratezza dei particolari che vi lascia senza fiato. E vi sottolineo che i suoi libri si leggono davvero tutto in un fiato. Peraltro ho anche una grande novità: tenetevi liberi il 13 di maggio, vi aspettiamo tutti alla libreria Lovat di Villorba di Treviso per un nuovo grande appuntamento, la presentazione di un altro grande libro che non parla di country, ma è sempre della nostra scrittrice Sara Albanese, e per la quale io sarò la moderatrice. Quindi non prendete impegni per domenica 13 maggio dalle ore 18 in libreria alla Lovat di Villorba Treviso per questa presentazione, questa grande presentazione di questa nuova grande pubblicazione made by Sara Albanese. Scrivetemi a info@passiesuoni.net affinché io vi possa mandare il codice promozionale per poter ricevere a casa, compreso le spese di spedizione, il secondo libro di Sara, dove il fiume incontra la montagna, a 10 euro invece che 12,50 euro, che è il prezzo di copertina. Se li volete tutti e due, perché magari vi siete persi il primo, che è stato qualche settimana fa, fatemelo sapere sempre attraverso la mail, che vi mando il codice promozionale. Potete ricevere tutti e due a 19 euro compreso spese di spedizione invece che 22,50. Ed ora proseguiamo e andiamo alla nostra maestra Marilu Teseo di Italian Country Family. Prosegue nel suo corso di line dance e anche oggi ci spiega un nuovo passettino affinché noi possiamo alla fine del suo corso essere bravissimi e correre in pista a realizzare quelle bellissime coreografie che vediamo sempre. A te la linea, Marilu. Ciao amici, siamo di nuovo qua con Marilu di Italian Country Family per vedere un nuovo passettino base per le line dance. Quello che vedremo oggi è il rock step, che come dice la parola, se la traduciamo, sarebbe il passo dondolo, perché è un passo dove noi andiamo a spostare il peso in avanti o indietro, e quindi l'effetto che diamo è proprio quello di dondolarci un po'. Quindi vediamo un attimo come si esegue un rock step. Se nel nostro script troviamo
scritto di eseguire un rock step in avanti di destro, faremo questa cosa. Porteremo avanti il piede destro, ci porteremo il peso e torneremo indietro sul piede sinistro. Quindi questo è un rock step in avanti di destro. Se invece lo dobbiamo fare di sinistro, la stessa cosa, portiamo avanti il piede sinistro, ci portiamo il peso e riportiamo indietro il peso sul piede destro. Il rock step può essere eseguito in avanti, indietro e lateralmente. Allora, quello in avanti lo abbiamo visto. Adesso andiamo a vedere come si esegue un rock step laterale. Quindi se dobbiamo eseguire un rock step laterale di destro, porteremo a destra il nostro piede destro, ci porteremo il peso e riporteremo il peso sul piede sinistro. Stessa cosa, sinistra, rock, step. Perfetto. Adesso vediamo come si esegue all'indietro. Stessa cosa se lo facciamo di destro. Rock, step e riporto il peso avanti sul sinistro. Rock, step indietro e riporto avanti il peso sul destro. Il tempo del rock step è 1-2. 1-2. Questo è il tempo. Adesso lo vediamo eseguito di spalle. Allora, rock step in avanti di destro. Rock step. Rock step in avanti di sinistro. Rock step. Rock step laterale verso destra. Rock step. Rock step laterale verso sinistra. Rock step. E indietro di destro. Rock step. Indietro di sinistro. Rock step. Questo passo spesso può essere eseguito sia in avanti che all'indietro, uno consecutivo all'altro. In questo caso viene chiamato rocking chair, ovvero sedia a dondolo. E il movimento è questo. Magari mi metto lateralmente così lo vedete meglio. Se mi viene chiesto di eseguire un rocking chair di destro, prima eseguo un rock step in avanti di destro e poi immediatamente dopo lo eseguo all'indietro, sempre tenendo fermo il piede sinistro, andando solo a spostare il peso da un piede all'altro, ma voi vedete che il sinistro resta sempre lì. In questo caso i conti saranno 1, 2, 3, 4. Questo è un rocking chair, ovvero un passo rock in avanti seguito subito da un passo rock indietro. Per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo step. Ciao amici! Grazie a Marilu Teseo per questa nuova pillola di saggezza. Saremo davvero bravissimi anche noi, diventeremo bravissimi ballerini di line dance. Ringrazio tutti i miei grandi collaboratori che hanno arricchito questa grande puntata che purtroppo è giunta al termine. Io ringrazio anche voi che siete stati con noi. Vi ricordo che vi aspetto mercoledì in diretta sulla nostra pagina Facebook Passi e Suoni Playa Latina Country Live Web TV dalle ore 18 per condividere insieme un'altra puntata dedicata al mondo country. Ringrazio questa grande emittente che ci trasmette ogni volta questo grande primo programma italiano su reti televisive dedicato al mondo country a 360 gradi. Vi aspetto sul nostro sito, sul sito della Web TV, se volete rivedere le puntate trasmesse. Vi ricordo www.countrylive-webtv.net per rivedere sia le puntate trasmesse su questa grande emittente che le puntate trasmesse in diretta. E ancora, iscrivetevi al nostro canale YouTube per essere sempre aggiornati su tutti i videoclip che pubblicheremo. Il nostro canale YouTube è Passi e Suoni Playa Latina Country Live Web TV. Io vi ringrazio di essere stati con noi e vi aspetto al nostro grande nuovo prossimo appuntamento. Aspetto le vostre mail per ricevere il promo, per acquistare il libro di Sara Albanese a prezzo scontato. La mail è info@passisuoni.net. Io vi auguro un buon proseguimento di settimana, ricordandovi che per me la musica è vita ed il ballo ne è la sua più grande espressione. Ci vediamo al prossimo appuntamento, un grande abbraccio, ciao! You set the bells up.